Diciamo che in un periodo difficilissimo come quello che stiamo attraversando nel nostro paese, sicuramente lo sport sta dando veramente una mano per una ripartenza all'insegna della fiducia. Lo abbiamo visto in questi giorni con la nazionale di calcio, quanto il paese veramente si sia trasformato e abbia respirato aria positiva. Io sono convinto che questo avverrà anche grazie ai giochi olimpici, ma sono anche convinto per quanto riguarda le Marche che avranno anche un qualcosa in più, perché nel calcio abbiamo tifato tutti perché c'era Roberto Mancini, in questo caso abbiamo una delegazione di ben 25 marchigiani che in vari ruoli andranno a rappresentare la nostra regione. Intanto è stato un'Olimpiade tanta sospirata per tutti, dall'anno scorso siamo passati a quest'anno, ci siamo allenati, non abbiamo fatto gare, ne abbiamo fatto soltanto una a livello internazionale, diverse nazionali, quindi noi l'affrontiamo sempre convinti di aver lavorato tanto, di essere pronti e curiosi di vedere quello che sarà, perché sicuramente un'Olimpiade senza il pubblico è una cosa un po' strana per tutti, soprattutto per gli atleti che l'affronteranno per la prima volta. Comunque l'Olimpiade è sempre un'emozione grande, un'emozione forte e dovremo andare avanti per il nostro obiettivo e concentrarci su quello che è il nostro obiettivo, appunto, che è la gara. Io sono felicissimo perché oggettivamente è stato bello vedere queste settimane gli italiani poter tornare un po' anche per il tramite dello sport a vivere qualche serata tranquilla dopo tanti mesi di restrizioni e di lockdown, zone rosse, zone arancione molto pesanti. È stato un momento di aggregazione, di soddisfazione, di orgoglio e credo un punto di riscatto per la nostra regione che ha visto un marchigiano doc alla guida della nazionale che conquista dopo tantissimi anni i campionati europei. Gli ho mandato un messaggio, ma credo che Roberto Mancini in queste ore sia impegnato in altre cose.